Allora, alleviamo subito i dubbi che accade, gol è tuo. Sì, l'ho Quindi, toccata, l'ho toccata. Natica, Di Natica, sì. siamo... No, vabbè, allora, mettiamola così, quel gol lì ti porta uno insieme a Buso e Ilari, se non sbaglio, nella classifica dei marcatori interni, che non è mai una brutta cosa. E sono 18 gol in 3, insomma, sono un bel bottino. Soprattutto che hai risolto un po' un mezzo rompicapo, perché la Juve comunque col suo palleggio e dicendo un po' di noia, anche con l'uno contro uno mi ha creato un po' di noia nel primo. Sì, senza dubbio la Juventus è una squadra forte, con giocatori che sono soltanto di passaggio in questa categoria, quindi è sempre una squadra da prendere con le molle, insomma, da non sottovalutare, anche se sono tutti giovani. E siamo contenti più che altro per la vittoria, perché ci mancava fuori casa da tanto tempo, era insomma un po' un nostro tabù. E secondo me abbiamo fatto una prestazione buonissima fin dall'inizio, siamo stati compatti, aggressivi, con il piglio giusto. Dobbiamo prendere le partite fuori casa come le affrontiamo in casa, e penso che oggi l'abbiamo fatto, quindi siamo contenti. Metà partita con Nicolò, vabbè, non credo, non ti chiedo se vi trovate bene perché mi sembra che, insomma, come se vi viate insieme su quella tre quarti, con Bruno invece come va? Io con Bonini ho già giocato insieme a Teramo, quindi già lo conoscevo. E io mi trovo bene, io cerco sempre di dialogare col compagno di reparto, quindi diciamo che cerco sempre di andare bene con tutti. Mi sembra che anche oggi, quando è entrato, abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto delle buone cose anche insieme, quindi sì, c'è affinità ma con tutti, con Tordini, con Dudu, insomma, siamo un bel gruppo e si vede anche in campo. Cosa c'è? Che clima c'è dentro lo spogliatoio? Il Dieci clima è. giornate da giugno, perché 10 giornate da giugno. Va bene, l'ignoranza può essere sempre un aiuto, però non guardare la classifica credo che sia No, il abbastanza. clima è ottimo, ripeto, siamo un grande gruppo, viviamo alla giornata. Viviamo la prossima partita, non dobbiamo fossilizzarci, perché comunque davanti ci sono squadre molto più attrezzate sulla carta più di noi, però noi siamo là, ci vogliamo restare fino alla fine e vogliamo dar noia a tutti. Quindi siamo sicuri dei nostri mezzi, senza paura, e affrontare tutte le partite a viso aperto. Adesso mi viene da pensare, la Zinaneri, 25 euro, quella squadra fastidiosa, come dovrebbe aver fatto quello, insomma, la gran parte dei punti che doveva fare, che tra l'altro sa giocare anche abbastanza bene, anche se magari un campo come il vostro. Non c'è magari adesso inconsciamente, ovviamente, il rischio di dire finalmente mi sono levato questo peso dalle spalle della trasferta e insomma andare magari, il rischio di andare incontro magari a un inconscio minimo rilassamento. Ma non ci deve essere, ripeto, se vogliamo stare lassù non ci può essere rilassamenti, quindi anzi, visto che ci siamo levati questo tabù, dobbiamo essere ancora più consapevoli, entrare ancora più arrabbiati per voler fare risultato. Quindi no, io mi auguro, ma penso proprio di no, che non ci sia questa cosa, anzi, semmai al contrario. Perché tra l'altro viene da dire che dopo Arzignano eravate i primi e poi arrivò il brutto falso col 3. Quindi insomma siamo anche in un periodo tutto sommato sovrapponibile. L'ultima cosa, sei a un gol, due soli gol dal tuo record personale di Pontedera. È qualcosa che, se non sbaglio, è 10 era a altro. Pontedera. Allora siamo lì, manca qualche numero allora. Beh, ma lo punti, insomma, Punto, punto, certo che la punto. Sì, doppia cifra certo. manca da un po'. Certo che la punto. È un obiettivo personale, ovviamente, però, ripeto, passa sempre avanti l'obiettivo di squadra. Quindi se c'è occasione, ecco, io ce la metto sempre tutta per arrivare al mio obiettivo, purché comunque resti sempre nell'ottica dell'obiettivo di squadra. Grazie, grazie. Grazie a voi.